Mercoledì 12 maggio. Giovanni 14, 7, 14. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». La domanda di Filippo, mostraci il Padre e ci basta, potrebbe anche essere una richiesta legittima, un desiderio buono di colui che cerca Dio. Pensiamo a tutti i salmi che dicono: Signore, il tuo volto io cerco, non nascondermi il tuo volto. Però dietro questa richiesta di Filippo c'è il sospetto, il non detto, che Gesù è una cosa, la sua vita donata, il suo invischiarsi con gli uomini è una cosa. Un'altra cosa è Dio, il suo giudizio, la sua potenza, la sua venuta che riporterà tutte le cose in ordine. E voi immaginate Gesù in quel momento che invece fa di tutto per mostrare il Padre, che si sente dire da Filippo: mostraci il Padre e ci basta. Ecco, perché Gesù si indigna così? Perché dice: chi ha visto me, Filippo, vede il Padre. Io tutto il dono che vedi da me, tutte le parole verso gli altri, i gesti che vedi da me, sono in realtà l'immagine di quello che fa il Padre. E c'è un bellissimo brano dell'Antico Testamento che l'aveva già detto, ricordate, il profeta Isaia: se dovrai attraversare il deserto, io sarò con te. E dice ancora Isaia: perché tu sei degno di stima e do nazioni e uomini al tuo posto. Questo è Dio, già per l'Antico Testamento, uno che dà nazioni e uomini al nostro posto per farci vivere. E in Gesù, nella sua Pasqua, addirittura non dà solo cose esterne, nazioni e uomini, ma dà se stesso perché noi possiamo vivere. Ecco, in quel bellissimo romanzo di Alessandro D'Avenia, il primo che ha avuto più successo, Bianca come il latte, rossa come il sangue, nel momento del funerale dell'amata, del protagonista, lui, questo Leo che è lì sulla panca, dice, quando vede innalzato quel calice rosso come il sangue, dice: ecco, sto capendo che proprio oggi il Signore in quel sangue, in quella trasfusione di sangue, prova ancora in me a ridonarmi una vita nuova. E allora sarà una buona giornata se, al di là delle circostanze, o forse proprio con le circostanze che vivremo e quei rapporti che vivremo, sentiremo Gesù che tenta ancora oggi di donarci la sua vita.